Allora, buongiorno amici. Ho deciso, visto che piove, fa freddo e tutto il resto, di dedicarmi alla creazione dei video dei Super Sentai. In questo caso torno indietro con le stagioni, vado alla numero 15, Kyoji Sentai Jetman. I Jetman sono una serie appunto antica, con scene molto dure e molto riflessive, ma hanno l'introduzione anche di scene comiche. I membri sono 5, 3 maschi e 2 femmine. Il tema principale sono i volatili e la storia è la seguente: durante una ricerca, alcuni scienziati delle Nazioni Unite, che hanno una base operativa nello spazio internazionale, scoprono alcune particelle, cominciano a studiarle e si accorgono che quelle particelle hanno una particolarità. Se trovano un organismo umano adatto, possono potenziarlo, renderlo più veloce, più resistente, più agile. Quindi si dicono: ma cosa, quali possono essere i limiti a cui ci possiamo spingere? Cominciano a fare dei test, più che altro per vedere quali possibili applicazioni civili. Non pensano nei militari, infatti questi scienziati pensano soltanto a cosa può rendere migliore l'umanità. Queste particelle hanno tutto lì la possibilità, hanno le caratteristiche per poter essere utili, perché le persone potrebbero intervenire nell'aiutare la gente. Quindi mentre stanno facendo i test, scelgono 5 giovani e cominciano i test. Il primo di loro, che diventa il Red, ha terminato la sua iniezione e ha visto che queste particelle sono state accettate. Lui è diventato più forte, più veloce, più resistente, tutti sono contenti. Mentre stanno festeggiando la riuscita dell'esperimento, vengono attaccati da alcuni invasori extradimensionali che si presentano in Wyrm, che attaccano, distruggono la base. E però le particelle, che erano state raccolte in 5 contenitori, si disperdono e trovano 5 individui, maschi e 2 femmine, così che sono civili, e quindi il Red deve diventare capo di questa squadra per difendere la Terra da questi invasori, che quando attaccano uccidono le persone, non le rapiscono, le fanno proprio sparire. In questa squadra i Jetman all'inizio hanno difficoltà a collaborare, ma poi piano piano iniziano. I membri sono molto forti, hanno tutte caratteristiche. Infatti abbiamo il capo, il Red Ranger, che ha il potere dell'aquila, la bella ereditiera, la White, il cigno bianco, la studentessa che pensa ai soldi ed è il blu rondine, il contadino serio che rifiuta la violenza, il gufo giallo, e il bel tenebroso Guy, il Black Condor, che diventa un po' il rivale e dà inizio a tutta una serie di situazioni tragicomiche con il protagonista, con il Red, perché pur essendo il capo, il Red deve ammettere che il Black è più forte, più astuto, ma anche più giocoso e allegro. I due finiscono spesso per litigare, poiché inoltre questa squadra non è addestrata. Il comandante della base, che è uno dei pochi superstiti dell'attacco, si mette al comando e comincia ad addestrare i civili, creando però situazioni, perché li addestra, li allena, e questi non nascondono la situazione, anche perché deve spesso pagare la giovane studentessa, che è anche responsabile di una di due scene, posso dire, comiche, che il fatto è che ha la donna. Nella prima lei si è trasformata per combattere i mostri, solo che stavolta il mostro gli tira piedi al mostro, le stanno dando, e uno di loro, dopo averle tirato un pugno e l'ha fatta girare, si abbassa e risolleva la gonna. Naturalmente non c'è niente da vedere, c'è soltanto la tuta che lei indossa. Lei si arranca e comincia a picchiare tutti e tutto. Nella seconda parte, siccome alcuni mostri cominciano a crescere, vengono creati dei mecca. E si viene a sapere inoltre che i Wimmer hanno distrutto, annientato tutta una serie di dimensioni. Alcuni guerrieri superstiti di una dimensione arrivano portando i loro attrezzi. Mentre stanno parlando, uno di loro, giovane e allegro, rimane incuriosito dall'orologio che porta la studentessa, infatti ha la fuca quando è in abiti civili, e mentre osserva, cerca di capire cosa è, inavvertitamente le solleva la gonna e lei che si arrabbia e lo picchia. Questa è la classica scena della fuca,
della gonna della fuca, si può dire uno sketch comico molto usato, anche se in realtà non può essere usato perché sotto la fuca le studentesse delle superiori portano dei pantaloni. Ma siccome questa idea fa divertire, i giapponesi continuano ad utilizzarla, anche se tutti sanno che non è vero, però continua a far ridere, viene usato nei manga, nelle anime. Va detto, il finale è anche molto triste, perché i protagonisti riescono a sconfiggere i nemici, anche se con molte perdite, anche perché scoprono che alcuni dei soldati che erano nella base sono stati catturati e trasformati in comandanti, e solo la morte li libera. Anche tra i comandanti dei Wirman inoltre si sviluppano rapporti di amicizia e molti di loro muoiono. Alla fine, dopo che si hanno sconfitto i mostri, il Black Condor interviene e sventa una rapina, ma viene coltellato. Siccome due dei membri si sono innamorati e si stanno sposando, lui va e muore letteralmente durante la cerimonia nuziale, ed è una delle scene più tristi, perché loro ballano, cantano tutti, insomma tutto il mondo ha detto finalmente è finita questa guerra con i Wirman, e festeggiano, e lui, che è seduto lentamente, chiude gli occhi e sembra che dorma, ma lo spettatore sa che muoia, e si vedono che i suoi compagni, e il telefilm termina proprio con loro che si accorgono che Guy è seduto lì in una posizione strana e stanno per avvicinarsi. Quindi in effetti la serie è molto triste, appunto, certo, però appunto avendo l'introduzione delle scene comiche. Va detto che questa è la penultima serie a non avere la trasposizione dei Power Rangers. L'ultima è quella dei Together, la 39esima stagione. Va detto che inoltre c'è l'introduzione del mostro buono, cioè uno dei mostri viene fatto combattere, ma nonostante sia molto forte, stende da solo l'intera squadra, cosa che non riesce a nessuno né prima né dopo, ma si ferma per aiutare un'anziana signora, salva un cucciolo, aiuta due studentesse e trova il suo posto nel pianeta Terra come parrucchiere, perché i suoi poteri possono essere usati come parrucchiere, e viene assunto perché in fondo non è tanto che condannano i Wirman in completo, ma solo i capi di questa dittatura che vogliono distruggere, annientare il pianeta Terra, ma lo fanno solo per divertimento. Infatti i Wirman sono il male allo stato puro, nessun ideale, si credono superiori, in parte lo sono perché hanno poteri dimensionali, che sono le particelle che rivestono i Jetman, li possono combattere. Invece di usare questo per il bene, hanno distrutto la loro dimensione e continuano a distruggere tutte le dimensioni che trovano. Lo fanno solo per divertimento, per sfide. Bene, ho detto tutto, adesso penso di fare un altro video, ma sarà una sorpresa.